L'energia nucleare è una fonte energetica primaria derivante dall'energia dell'atomo ed è usata per produrre energia elettrica. Esistono due tecnologie in grado di sfruttare l'energia atomica, la fissione e la fusione nucleare. Sono due i processi attraverso i quali si può produrre energia nucleare, la fissione nucleare e la fusione nucleare. La fissione nucleare consiste nella disintegrazione del nucleo dell'atomo di alcuni elementi, detti fissili, per mezzo di piccolissime particelle, ovvero i neutroni, che lo spezzano in due nuclei più leggeri. I prodotti della scissione nucleare hanno una massa più piccola di quella del nucleo originale, di conseguenza una parte della materia si è trasformata in energia. La fusione nucleare è il processo tramite il quale i nuclei leggeri di due o più atomi si fondono fino a creare un nucleo più pesante, con contemporaneo rilascio di energia. Sebbene i nuclei degli elementi più leggeri possano esistere in forme stabili, se i nuclei vengono sottoposti a pressione sufficiente e intensa, finiscono per superare la repulsione causata dalla carica elettrica positiva di ogni nucleo e si combinano tra loro rilasciando energia. Adesso vediamo quali sono le differenze tra fissione e la fusione nucleare. Innanzitutto possiamo dire che la fissione nucleare è la disintegrazione di un isotopo radioattivo, tipicamente uranio-235, facendolo scontrare con un neutrone accelerato opportunamente. Il risultato è la rottura dell'isotopo in due frammenti uguali e qualche neutrone secondario molto più insignificante. Invece la fusione nucleare è l'unione di due nuclei atomici. Si ottiene anch'essa facendo scontrare a velocità elevatissime i nuclei, questa volta invece che per rompere, per vincere grandissime forze repulsive e elettrostatiche. Adesso passiamo a vedere qual è l'impatto ambientale di una centrale nucleare. Possiamo dire che il problema principale legato alla produzione di energia nucleare è legato alle scorie radioattive, ossia al combustibile nucleare residuo prodotto dalle centrali nucleari di fissione. Possiamo anche dire che le scorie nucleari, restando radioattive anche per migliaia di anni, possono causare pericolosi disastri ambientali e danni irreparabili per l'uomo, ad esempio malattie come la leucemia e gravi patologie al sistema nervoso. Ora passiamo invece a vedere l'energia solare. Possiamo dire che l'energia solare è quella che proviene dal sole. È una fonte rinnovabile, pulita, attualmente utilizzata per soddisfare la richiesta energetica di abitazioni e uffici o riscaldare l'acqua calda sanitaria che tutti noi utilizziamo per lavarci. Essa presenta però anche degli inconvenienti. È intermittente e variabile, perché è legata all'alternarsi del giorno o della notte, o al variare delle stagioni e delle zone climatiche. Le principali tecnologie che utilizzano l'energia solare riguardano tre campi di applicazione: la produzione di calore a bassa temperatura, che troveremo in giallo, la produzione di calore ad alta temperatura, che troveremo in verde, e la conversione fotovoltaica, che troveremo in blu. Per quanto riguarda la produzione di calore a bassa temperatura, cioè inferiori ai 100 gradi centigradi, vengono utilizzati pannelli solari piani o collettori solari che sfruttano l'effetto serra. È il settore più collaudato che offre buoni risultati. I settori di applicazione riguardano la produzione di acqua calda per le abitazioni, il riscaldamento di case, uffici, scuole, eccetera, e la produzione di aria calda per usi agricoli e industriali. Per quanto riguarda invece la produzione di calore ad alta temperatura, possiamo dire che essa comprende le tecnologie che riguardano i sistemi a torre e i sistemi a collettori parabolici lineari. Si può arrivare ad una temperatura superiore ai 500 gradi centigradi. Passiamo a vedere i sistemi a torre. I sistemi a torre hanno superato la fase dimostrativa a livello di prototipo industriale, ma non è ancora in commercio a causa delle dimensioni della torre solare e anche a causa della difficoltà di concentrazione della radiazione solare sul ricevitore posto alla sommità della torre, che è distante centinaia di metri dagli specchi. Per quanto riguarda invece i sistemi a collettori parabolici lineari, possiamo dire che sono attualmente la tecnologia più avanzata per la produzione di energia solare. Da 20 anni circa, 9 grandi impianti termoelettrici solari di questo tipo sono in funzione in California, nel deserto di Mojave. A questa tecnologia si ispira il progetto Archimede, sviluppato dall'Enea in collaborazione con l'Enel.
invece a vedere la conversione fotovoltaica. Le celle fotovoltaiche, dette anche pile solari, trasformano l'energia luminosa dei raggi del sole in energia elettrica in modo diretto. In esse viene sfruttato l'effetto fotoelettrico, grazie al quale una piastra metallica esposta alla luce emette cariche elettriche, ovvero elettroni.